Buongiorno ragazze, allora oggi niente cappuccino, bensì cominciamo con il trucco perché finalmente è arrivata la giornata in cui starò con mia figlia al centro commerciale. Questa volta andremo al forum, voi sapete che andiamo sempre al Conca d'Oro, oggi invece andiamo al forum. Mia figlia è libera, sarà una giornata di shopping, speriamo, speriamo di trovare quello che cerchiamo. Sarà una giornata dedicata anche ai regali che dobbiamo fare. E quindi trucco. Allora, sono le 10 del mattino, quindi assolutamente un trucco molto neutro. Quindi un ombretto beigiolino. Un rossetto chiaro. Sicuramente metterò la tinta di Debbie, quella più chiara, appunto, come vi dicevo. In questo centro commerciale ci sono tutti i nostri negozi preferiti. C'è Zara, c'è Mac. C'è Casanova, insomma, tutti i marchi che vogliamo ci sono. Mi sto accorgendo che questo correttore forse l'ho comprato in estate perché è scuro. È un pochino più scuro. Allora, ombretto beigiolino. Vediamo che cosa posso prendere da questa palette di Make Up Revolution dell'anno scorso, del calendario dell'avvento. Vediamo che cosa posso prendere. Allora, mi sa che prendo questo. Guardate, ragazze, vi faccio vedere questo beige. Vediamo che cosa succede. E lo mettiamo con l'ombretto, con il pennello sporco degli altri ombretti. Però per fortuna sempre beigiolino risulta, anche se sporco. Risulta sempre beigiolino. Devo lavarmi tutti i pennelli perché sono tutti tutti sporchi. Naturalmente è appena un pennello si usa con un ombretto scuro. Forse dovrei fare tenermi magari i pennelli per gli ombretti scuri e i pennelli per gli ombretti chiari. Allora, dopo aver messo questa base così chiara, voglio intensificare un pochino gli angoli e ne metto uno più scuro. Ma proprio pochino pochino. Ok, allora ragazze, sapete ieri il pranzo che c'è stato a casa mia? La cosa davvero proprio, come dire, se si può dire, no, vergognosa no, dai, la cosa proprio eccessiva sono stati quei cannoli portati da mio cugino che sono stati veramente delle bombe. Bombe per quanto erano buoni e bombe per quanto erano grandi, enormi, esagerati. Esagerati questi cannoli, veramente. Ma io l'ho mangiato perché erano troppo buoni, troppo troppo buoni. E quindi io l'ho mangiato. Dove sei? Cerco. Ah, eccolo qua, l'altro eyeliner.
sapete che faccio? Allora, io questo eyeliner l'ho comprato da poco, però è quello che ha la punta a penna che non mi fa impazzire. Allora, io prendo il contenitore di quello nuovo e uso il pennellino di quello vecchio. Mi spiego? E quindi uso questo qua. Quindi lo intingo nell'eyeliner nuovo, ma in realtà il pennellino è di quello vecchio perché mi piace di più. Ero convinta che fosse quello così come piace a me. Quando la vendita giustamente non è assistita, ma c'è il fai da te, si rischia di sbagliare. Ma io ho, come dire, faccio così. Ok. Intingo in quello nuovo e ho risolto. Allora, questo lo mettiamo qua, ok. Allora facciamo asciugare e poi metto la matita. Nel frattempo metto le tinte di Debby, sono queste qua. Metto quello più chiaro. Metto quella tinta più chiara perché ve l'ho detto che voglio fare, visto che siamo al mattino, voglio fare un trucco chiaro. Devo dire che la giornata è brutta, eh? È piovosa, è da stamattina che piove, veramente, però questo è, mia figlia è libera oggi, quindi dobbiamo approfittare per uscire oggi. Sperando che l'eyeliner sia asciutto, così non mi sporco. Mettiamo la matita. Avete visto? E vabbè. Devo ricominciare a fare come facevo prima. Prima metto la matita e poi metto l'eyeliner, perché come vedete non faccio altro che sporcarmi. Nonostante ho aspettato un bel po', niente, si è proprio combinato un macello. Allora, vediamo come possiamo rimediare. Fazzolettino. Fazzolettino, mettiamo un poco di correttore, lo prelevo con le mani altrimenti sporco tutta la spugnetta. Ok, allora con questo l'ho coperto e ora mettiamo di nuovo quell'ombretto. Quindi ragazze, ricordatemelo, prossima volta devo fare prima
prima la matita e poi applico l'eyeliner, così non rischio. Fatto, dai. Rimettiamo l'ombretto. Diciamo che si è mascherato. Ragazzi, allora io non metto più niente, non metto illuminante perché non mi piacciono di mattina questi luccichi strani. Mi vado a fare i capelli, lacca, orecchini e ci rivediamo. Ok, ragazze, eccomi pronta. Il trucco è così chiaro, discreto di mattina. E quindi vado con mia figlia in questo centro commerciale. Naturalmente cercherò di farvi delle riprese se ci sono vetrine interessanti e cose belle da vedere. Andiamo. Ragazzi, arrivate, guardate che bello quest'orso che dà il benvenuto all'entrata, in una delle entrate. Qui abbiamo direttamente il Suardor. Vedi se c'è Michi. Michele Iannello. Sephora. Sephora. Charlotte Tilbury, Huda Beauty. Sì, ma non. Io ci sono entrata in questo negozio, non mi piace. Non mi piace granché. Ed ecco qui Mac, poi abbiamo la libreria Mondadori. Ragazze, qui sono nell'area food e c'è un profumino già che non vi dico. Swarovski. Guardate che bello questo centro. Ragazze, stacco. Stacco un pochino. Appena vedo qualcosa di interessante ve lo faccio vedere. Dai, stacco un attimo. Ragazze, guardate che pantalone stupendo che si è preso mia figlia. Qua siamo da Calzedonia. Si è preso questo pantalone a zampa, vita alta, tutto dorato. E poi uguale c'è nero. E poi ci sono questi che sono bellissimi con questa cascata di strass sotto a zampa. Sono belli, belli, belli. Hanno veramente delle cose belle qui da Calzedonia. Guardate questi con le piume sotto. Ok, ora andiamo a vedere qualche altra cosina. Ragazze, questa è prima donna, delle cose sbrilluccicosissime, soprattutto queste babbucce tutte luccicanti. Guardate che belle. Ah, guarda, anche qua ci sono i pantaloni tutti che brillano. Lo prenderei qui finale. Tipo per Natale. Ragazze, cose sbrilluccicose sempre. Guardate che bello questo pantalone nero.
Questo è un Unalì.